Adesso mi voglio armare perché io sono a casa mia, sei tu che per l'ennesima volta sei venuto a casa mia, tu hai violato la mia privacy, io mi difendo, ti sparo. Signora Carla, di quanti furti è stata vittima? 5. In quanti anni? 5 anni. Allora, qui noi ci stiamo avvicinando al suo garage di casa, perché qui lei ha subito 2 furti, è così? Due furti entrando la sera nel mio garage di casa con i soldi del negozio. Che lei ha una tabaccheria? Non ho un'orificeria, non ho una banca. Sono tanti soldi, ma in realtà a me non rimane quasi niente, diciamo, non sono soldi miei. Carla, questo è quello che lei ha fatto martedì scorso. È arrivata a casa, ha aperto il garage e è scesa. Sì. Da qui in poi cosa succede? Da qui in poi io ho preso la borsa, quella sera avevo anche i soldi della cassa continua, ho preso anche la cassa continua, mi sono apprestata a chiudere il portone e io il portone lo chiudo così. Come io ho fatto per far così, adesso non mi ricordo il punto preciso in cui ero, sempre con l'occhio a guardare è arrivato questa persona da fuori che mi ha preso la borsa, me l'ha tirata e io continuavo a tirare così, poi è durato pochissimo. Lui ha preso la cassa continua e io ho tenuto la borsa. Il braccio era tutto segnato. Proprio nel momento in cui lei è arrivata dentro casa, nel suo garage. Il mio garage, quando sono a casa, sono a casa. Sto bene, dico, sono arrivata sana e salva. Mai penso che uno arrivi adesso. Mi manca ancora nella testa il momento da quando ho aperto il portone, quando sono uscita in strada, scalza, perché mio marito mi ha trovata scalza. Shock. Questa volta sì. Testa non torna più, stavolta non torna a testa subito, cioè ti rimane. Questa è la tabaccheria della signora Carla, il suo luogo di lavoro. Anche qui lei ha subito 2 furti e una rapina. La rapina è stata molto violenta, è così? Sì, la rapina era a mano armata e le persone erano col volto coperto, tutte incappucciate. Quella è stata, diciamo, fisicamente la più traumatica. Come sono andate le cose? Era l'ultimo dell'anno, sono entrati dalla porta 2 persone con la pistola, come vedi nei film. È stato un secondo, mi ha preso per il collo, la pistola ce l'avevo puntata sul fianco, mi ha portata qua, sono rimasta qua con lui che mi teneva per il collo con la pistola e gli ho detto solo non, perché la pistola, non serve la pistola. Intanto l'altro suo complice svuotava, apriva, guardava tutti i cassetti, mi hanno chiesto dove erano i soldi, ho detto non ho soldi, è l'ultimo dell'anno, non ho soldi. Mi ha portato, sempre tenendomi per il collo, qua dentro ha visto le telecamere, la si è irrigidito, l'ho proprio sentire puntare di più la pistola sul mio fianco, mi ha spinto in fondo vicino al tavolo, ha preso la cassa continua e il mio portafoglio. Lei ha avuto per parecchi minuti un'arma puntata? Sì. Quella è veramente una cosa che ognuno ho sempre sentito dire, ti passa la vita davanti, non ti passa niente, cioè sei freddo, immobile, pensi di essere già morto, penso. Nella mia vita mai andrei addosso a qualcuno per fargli del male, ma se è una mia difesa e mi vedo costretta a farlo, se io sparo e ti becco in testa e tu resti là, santo Dio, non dovevi venire a casa mia.